Con un annullo filatelico e un'affollata conferenza nella sala consiglieri di Palazzo Cisterna, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni per il centenario della morte del poeta Guido Gozzano. Il fitto calendario di iniziative che occuperanno tutto l'anno era stato presentato in mattinata in una conferenza stampa al Circolo dei Lettori. A Palazzo Cisterna invece il Centro Pannunzio ha organizzato una tavola rotonda sul tema «Sorrido e guardo vivere me stesso». Hanno partecipato psichiatri e scrittori, fra i quali la direttrice del Centro Studi Guido Gozzano e Cesare Pavese, Maria Rosa Masoero, e la giornalista e scrittrice Marina Rota, che ha coordinato gli interventi. Signora Rota, lei oggi modera un dibattito affollatissimo. Questo vuol dire un incontro su Gozzano, che Gozzano è un poeta molto amato. Sì, sembra che il suo ricordo, anziché affievolirsi, si rafforzi nel tempo, e questo ovviamente non può che farci un grandissimo piacere. Noto che le nuove generazioni lo conoscono e non solo le generazioni piemontesi. Gozzano non è un autore solo italiano. Sicuramente, e difatti se ne accorsero alcuni intelligenti critici 15-20 anni dopo la sua morte, perché procurarono una serie di antologie internazionali in cui lo inserirono proprio in un panorama europeo a pieno diritto. La Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso, che ha sede a Palazzo Cisterna, ha proposto alcune teche con rare edizioni delle opere del poeta piemontese. Nel mese di maggio la città metropolitana e il comune di Aglie inaugureranno insieme una segnaletica turistica nel paese natale del poeta, con una rappresentazione a cura di Assemblea Teatro nella Biblioteca di Aglie, aperta agli alunni delle scuole ma anche alle loro famiglie. A noi interessa proprio solo far conoscere Guido Gozzano, perché Guido Gozzano è, come poeta, come scrittore, come saggista, l'anima del nostro territorio. Nello scrivere i suoi versi è stato ispirato dai nostri paesaggi, dalla nostra gente, da un periodo storico della nostra terra. Questo ci interessa che passi alla gente, ci interessa il ricordo letterario della nostra area, del nostro territorio, dei nostri paesi, delle nostre città.